Buongiorno a tutte e tutti, appunto abbiamo convocato questa conferenza stampa all'ultimo minuto perché dopo le dichiarazioni che la ministra Lamorgese ieri ha fatto trapelare dagli incontri in Parlamento e i giornali quando hanno ripreso insomma, questa informazione abbiamo valutato immediatamente di dover rispondere politicamente a questo che per noi è considerabile come un attacco diretto alle mobilitazioni che ci sono in corso in questa città. E parlo di attacco diretto perché inizialmente è importante dire che dichiarazioni di questo tipo da parte di una ministra sono un tentativo chiaro di dividere un'agitazione studentesca ampia e variegata che si sta dando in questa città. Il tentativo costante che fanno le istituzioni quando c'è una mobilitazione che mette in crisi il sistema vigente è sempre quello di dividere tra buoni e cattivi, è sempre quello di individuare e di circoscrivere una parte di persone che si iscrive all'interno di questa mobilitazione per definirle infiltrati, per definirle esterne alle dinamiche della mobilitazione e avanguardia di un qualche tipo di violenze che a detta della ministra questi fantomatici infiltrati avrebbero voluto portare nelle piazze. Io credo sia importante intanto vabbè, inquadrare i fatti che la ministra ha definito in Parlamento. Ieri. Parliamo del 28 gennaio, giornata studentesca in cui è stata appunto convocata una piazza che aveva l'obiettivo di partire in corteo. Questa piazza è stata fermata dalla polizia che ha picchiato gli studenti e le studentesse che da Piazza Arbarello avevano intenzione di partire in corteo. Corteo indetto, ricordiamolo, per la morte di Lorenzo Parelli, morto in alternanza scuola-lavoro. Bene, da questi avvenimenti e da tutto lo scalpore che queste violenze hanno avuto, allora tanti ministri, tanti parlamentari e tanti politici delle istituzioni hanno ritenuto di doversi pronunciare, posto che chiaramente le pronunce da parte di questi soggetti avvengono sempre e solo quando questi fatti fanno scalpore, ma è bene anche sottolineare che purtroppo in questo paese quando si dissente in piazza non è strano ricevere quel tipo di trattamento da parte della polizia. Ha fatto tanto scalpore il fatto che la manifestazione fosse una manifestazione di giovani, di studenti, per la maggior parte minorenni, di cui molti anche successivamente alla giornata e alle violenze della polizia sono andati in ospedale con insomma, dei referti di traumi e di contusioni varie dovute alle cariche della polizia. La ministra che addita questo come diciamo, lo stratagemma da parte di questi infiltrati, che lei definisce tali, è smentito inizialmente da dei dati alla mano, se di questo vogliamo parlare. E di dati alla mano parliamo di video che tutti e tutte possono visionare, parliamo delle persone che hanno i referti, che sono andate in ospedale, che sono state appunto picchiate e che hanno avuto poi delle conseguenze anche sanitarie per via di quel tipo di comportamento da parte della polizia. E poi dalle testimonianze che tutte le persone presenti in quella piazza hanno portato con forza sia nella precedente conferenza stampa che abbiamo convocato proprio per rispondere, parlando noi. Per noi, quindi senza filtri di alcunché, raccontando ciò che è successo. Qua presenti, sedute appunto di fronte a voi, ci sono delle persone che in quella piazza c'erano, siamo tutti e tutte giovani, non credo che possiamo additarci come degli infiltrati, ma forse la Morgese non sarebbe d'accordo nemmeno con questo. Siamo studenti e siamo studentesse che sicuramente hanno intenzione di fare andare avanti questa mobilitazione perché crediamo nella forza delle nostre ragioni. E quelle violenze in piazza sono continuate per tutto quel tempo, hanno avuto quel livello di violenza perché la polizia era intenzionata a bloccare sul nascere
questa mobilitazione e gli studenti e le studentesse non avevano intenzione e tuttora non hanno intenzione di fermare la mobilitazione e di non farsi intimidire dalle violenze delle istituzioni. Che alla ministra sia così strano che dei giovani in questo paese si prendano la briga di mettere davanti i propri corpi e le proprie parole per opporsi a ciò che ritengono ingiusto, mi sembra indicativo di quello che questa classe politica pensa dei giovani. Noi siamo qui per ripetere con fermezza che in questa città, come nelle altre, questa retorica delle infiltrazioni, delle divisioni non funziona perché gli studenti e le studentesse sono uniti. Quello che noi portiamo nelle piazze è frutto delle decisioni e della determinazione di tutti e di tutte le studentesse che compongono la mobilitazione e che non accettiamo questo tipo di retorica nei nostri confronti. Se alla ministra spaventa che ci siano dei giovani che attraversano anche spazi sociali, dovrebbe interrogarsi forse il perché le istituzioni non sono in grado di far fronte a questo tipo di problema e perché i giovani decidono di organizzarsi, e di ritrovarsi anche in dei posti come dei centri sociali. Questo non fa dei giovani degli infiltrati, fa dei giovani delle persone che hanno voglia di confrontarsi, che hanno voglia di aprire spazi che lo Stato e il Governo non aprono per i giovani e che hanno voglia di portare le proprie idee in piazza concretamente. Perché a differenza della classe politica che sta seduta in Parlamento e al Governo, noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. Loro invece tengono, diciamo, il comportamento opposto. Non facciamo passi indietro neanche dopo queste dichiarazioni e speriamo che anche attraverso questo strumento della conferenza stampa sia chiaro a tutte le persone che quella non rappresenta la realtà dei fatti. La realtà dei fatti siamo noi, la realtà dei fatti siamo noi che continuiamo a portare le nostre idee in piazza senza arretrare di un passo. Lascio la parola agli altri e alle altre, vi ringrazio dell'attenzione. Allora, il 28 noi studenti siamo scesi in piazza per la morte di un nostro coetaneo, per dire no a questo sistema di alternanza. In piazza abbiamo provato ad avere un dialogo con le forze dell'ordine per poter partire in corteo, per poter andare sotto l'USR, sotto Confindustria, che sono i responsabili della morte di Lorenzo. Dall'altra parte c'è stato un muro, non c'è stato nessun dialogo da parte delle forze dell'ordine e anzi c'è stata quella violenza inaudita e la repressione nei confronti di noi studenti, con più di 40 feriti. Ieri la ministra in Senato ha dichiarato che la morte di Lorenzo è il simbolo della ripresa del paese e dell'unità nazionale. Noi studenti siamo coscienti che la morte di Lorenzo è una morte per gli interessi dei padroni, per i profitti dei padroni. E a tutto questo noi studenti non ci stiamo. L'attacco che c'è stato nei confronti degli organizzatori anche della piazza del 28 è fatto nell'interesse per andare a dividere gli studenti tra studenti buoni e cattivi, e noi studenti a questo non ci stiamo. E l'abbiamo dimostrato anche il 4 febbraio quando siamo scesi in piazza con più di 3.000 studenti che erano scesi per la morte di Lorenzo e per dire no a questo modello di alternanza. E attaccare gli organizzatori significa anche andare ad attaccare l'agibilità democratica degli studenti che in questo momento sono coscienti di quello che sta succedendo e vogliono poter manifestare liberamente per la propria città e gli viene vietato. E questo anche a dimostrazione, come dicevo prima, della piazza che c'è stata il 4 febbraio, dove eravamo più di 3.000 in piazza. In questo momento, in questa settimana, tutti gli studenti che stanno occupando le proprie scuole e l'attivazione di tutti gli studenti nella direzione della data nazionale del 18 febbraio. Noi studenti adesso stiamo occupando, ci stiamo organizzando e il 18 scenderemo in piazza per andare ad attaccare questo modello di alternanza e questo modello di scuola azienda. Gli studenti in questo momento, come dicevo prima, sono coscienti di quello che li circonda e
La dichiarazione che la ministra ha fatto ieri serve appunto per andare ad attaccare gli studenti, dividendoli tra buoni e cattivi, andare a metterli uni contro gli altri e andare a dissabbiare tutto quello che è successo. Noi studenti, le dichiarazioni della ministra sono un fatto molto grave e noi in piazza il 18 scenderemo uniti, compatti, come siamo scesi il 4 febbraio, e chiediamo immediatamente le dimissioni della ministra rispetto dopo le affermazioni che ha fatto ieri in Senato. Io sono Giulia, una delle rappresentanti di Consulta del liceo d'Azeglio, liceo che al momento è una tra le 10 scuole che ha deciso di occupare nell'ultima settimana. E proprio queste occupazioni sono il simbolo di quanto sia fallimentare e sbagliata la retorica degli infiltrati in piazza che vuole dividere gli studenti tra buoni e cattivi. Questo non è vero, gli studenti sono uniti e si stanno mobilitando in maniera unitaria in tutta la città e non solo in tutta la città, ma anche a livello nazionale. Lo dimostra il fatto che al momento 10 scuole stanno occupando Torino e altre stanno occupando in tutta Italia. Lo dimostra il fatto che stamattina c'è stato un collegamento tra tutte le scuole occupate di Torino, nelle quali abbiamo parlato delle nostre rivendicazioni e ci siamo resi conto di quanto le nostre motivazioni, le nostre rivendicazioni siano comuni a tutti e stiamo lavorando in maniera unitaria per organizzare la mobilitazione che è partita il 28 gennaio, è stata ribadita il 4 febbraio e verrà ulteriormente portata avanti il 18 febbraio nuovamente in piazza. Io sottoscrivo tutto quello che è stato detto dai miei compagni studenti e studentesse. È chiaro che da parte delle istituzioni tutte c'è un tentativo di dividere gli studenti e le studentesse che si stanno finalmente unendo e stanno prendendo coscienza e autocoscienza sociale e politica. Le scuole che occupano sono un chiaro esempio che gli studenti e le studentesse, pur con le loro diversità ideologiche, sono coscienziose di se stesse e stanno lavorando tutte e tutti insieme per cambiare veramente qualcosa sul lungo termine. L'ondata di occupazione di Torino e della tua città d'Italia lo dimostra, quello che la ministra Lamorgese ha ribadito in Senato, questa presa di posizione da parte delle istituzioni contro la manifestazione del 28 è assolutamente incondivisibile. Non c'è spazio a differenze di ideologie qui dentro, sono falsità e gli studenti e le studentesse non accettano falsità, atto è soltanto a cercare di infilare il seme della discordia fra gruppi di studenti e studentesse che finalmente si sono uniti per lottare assieme. Se avete domande. La manifestazione del 18, cioè tra una settimana, Matteo? Non si sa. Si sa? Beh, sicuramente come c'è stata l'intenzione e la pratica nelle puntate precedenti da parte degli studenti di prendersi spazi in questa città, anche il 18 sarà un ennesimo momento in cui questo sarà il tentativo che noi andremo a fare con ogni mezzo a nostra disposizione. E aggiungo che venerdì noi come studenti e studentesse di questa città, in modo coordinato tra le scuole occupate e gli studenti e le studentesse che si organizzano all'interno di questa mobilitazione, faremo un'azione congiunta sotto la prefettura per rispondere a questi attacchi politici che la ministra ci ha fatto ieri, senza appunto prendersi mezza responsabilità in merito a tutte le teste che ha rotto grazie alle sue scelte. Venerdì domani? Venerdì e domani, esattamente. A che ora siete andate? Dopo la scuola, quindi per le 2, così. Pomeriggio comunque. A fronte dei fatti successi in Piazza Arbarello il 28, e in generale, siete favorevoli al numero identificativo sui caschi degli agenti delle forze dell'ordine? Sì, credo che non ci sia neanche da discutere, il fatto che in Italia ancora non ci sia è dimostrativo di come le forze dell'ordine trattano e si permettono di trattare chi non può difendersi allo stesso modo. Io credo che all'infuori di tutto quello che possiamo dire come studenti, i numeri degli ospedali di Torino dopo il 28 parlano da soli. Io ho letto di un poliziotto con una prognosi di 5 giorni per un pugno di uno studente e di
decine di amici e amiche, perché io ho un'amica che si è fatta molto male il 28 e siamo molto arrabbiati e arrabbiati per questo. È una cosa che è veramente inaccettabile, le mobilitazioni di Torino lo dimostrano. Io credo che il motivo per cui, questa è un'opinione personale, il 4 siamo stati 10 volte tanto quelli che eravamo il 28, perché gli studenti, oltre alla manifestazione per Lorenzo, ci tengono a far capire che la repressione delle masse studentesche è il metodo più sbagliato e irrispettoso nei confronti di una società studentesca che si sta attivando collettivamente per rispondere. Tutto qui. Voi avete raccontato la vostra difficoltà nello sfilare, nel poter fare un corteo. Quando tutti i sabati da mesi vedete invece i cortei Novax che vengono più o meno permessi, perché salvo rari casi sono sempre stati concessi, è sempre stato concesso di sfilare per Torino e come Torino in altre città. Questo che sensazione vi lascia? Ma posso dire che insomma, il nostro mestiere è quello di portare le istanze degli studenti e delle studentesse di questa città e di costruirci un'agibilità politica nel nostro territorio. Io credo che di poter dire che noi la repressione non la auguriamo a nessuno e non facciamo i poliziotti, non facciamo i carabinieri, sono delle valutazioni che le istituzioni faranno sulla base delle loro valutazioni. Noi pensiamo al nostro, quindi non credo sia poco interessante dire a noi sì e a loro no. Credo che il punto sia sicuramente il fatto che quando un'istanza mette realmente in crisi un sistema, questa è di certo più pericolosa delle istituzioni e più da tenere d'occhio. Questo lo credo. Tutto il resto credo siano chiacchiere da bar. Io mi collego al fatto che, il fatto che le migliaia di persone che partecipano ai cortei e alle manifestazioni statiche No Green Pass e No Vax in questo ultimo periodo non siano toccati dalla polizia, perché in Italia c'è ancora il concetto di gli studenti possono essere repressi quando sono pochi, perché sono più deboli e non possono esprimersi come possono esprimersi masse di persone unite, come sono questi movimenti No Vax e No Green Pass, che sono nazionali. È un messaggio pericolosissimo. Il 4 nessun poliziotto si è permesso di fermare il corteo, non perché il Covid sia finito, ma perché eravamo 3.000 persone. E il fatto che quando si è in pochi si è meno organizzati, la polizia si prende il lusso di spaccare le teste, quando a manifestare sono ragazzi e spesso adolescenti di 14-15 anni, la polizia stringe il pugno ed è una cosa inaccettabile. Non è un trattamento paritario. Detto questo, il trattamento paritario non dovrebbe essere picchiare anche alle altre manifestazioni. Il trattamento paritario sarebbe non picchiare più gli studenti. E alla fine lo fate il discorso in procura sul 28 o no? Era forse questo sposto per il 28 gennaio, per gli studenti picchiati? Era forse un... No, O meglio, che voi sappiate, gli studenti che hanno ricevuto lesioni dai fatti occorsi il 28 gennaio, presenteranno, che voi sappiate, presenteranno un esposto in procura? al momento non lo sappiamo, conosciamo delle persone che sono state ferite in quel giorno, non abbiamo informazioni di questo tipo, quindi non lo so, magari individualmente qualcuno sì, però. Grazie. Grazie. Grazie.